E ciao ragazzi, benvenutissimo a Haul di Amazon. Eh sì ragazzi, sono tornato con un nuovissimo Haul di Amazon. Era da un po' che non facevo così sul nostro bellissimo Amazon, ma stavolta ho acquistato una cosettina, anzi due cosettine molto carine, che secondo me vi piaceranno. Allora ragazzi, queste cose le ho viste in vacanza, perché mi ricordo di trovare una capatina su Amazon, c'erano prodotti interessanti, molto pazzi, a basso costo, che potevo acquistare in vacanza, ma che poi mi arrivassero qui a casa a Torino, e ne ho trovati due che costavano 6 euro entrambi, ma sono molto molto carini e oggi finalmente mi sono arrivati. Probabilmente c'è che sono contentissimo di questo acquisto, perché appena l'ho visto ho detto no no no, assolutamente no, a questo basso prezzo devono assolutamente essere miei. Ed dato che si avvicina il mio compleanno, perché il mio compleanno è il 27 fra pochi giorni, me li sono acquistati, anzi me li hanno regalati i miei genitori come piccolo regalino di compleanno. Adesso, ragazzi, apriamo questo bellissimo pacchettino. Ok, ragazzi, lo apriamo. E 3, 2, 1. Guardate che meraviglia. Ragazzi, lo so, sembrano cibo, ma in realtà sono post-it. Si tratta proprio di sticky notes a cibo. Io ne ho presi questi due tipi, che sono i miei preferiti. Partiamo con il primo, che di sicuro avete capito che è una pizza. Guardate che meraviglia, ragazzi. Cioè, è stupendo. Lo apriamo e guardate un po'. Nella confezione ci sono quattro fette di pizza post-it. Ah. Ragazzi, sono meravigliosi. Allora, guardate. C'è la pizza con il salame, quella col pomodorino. Ah no, la pizza con la cipolla, quella col pomodorino, quella col salame e quella con i funghi. Ragazzi, sono quattro fette di pizza post-it che insieme formano un'unica sola pizza. Adesso, ragazzi, la ricomponiamo. Ma poi sono in questa bellissima confezione, che è proprio una scatola di pizza. No, ragazzi, io sono contentissimo. Ma guardate che meraviglia che sono questi sticky notes. Veramente sono bellissimi, sono uno dei più bei post-it che ho mai visto, più particolari. Infatti ho detto no, tu finisci il mio carrello, perché a questo prezzo non posso lasciarti sfuggire. Guardate che meraviglia, andrò subito a farci una decorazione a tema cibo, perché veramente non ho mai visto dei sticky notes così, poi sticky notes cotti così a pizza. Proprio mai visti. Entra, ragazzi, questo è uno. Adesso lo chiudiamo con la sua apposita scatolina a pizza. E questo è l'altro. Come avete capito, sono di un dog. Vedete? Questo qua. Hot dog. Sold here. E si apre fatto così a libricino. E guardate che meraviglia, ragazzi. Guardate quanto sono carini. Proprio un po' di post-it. C'è l'hot dog. Guardate, ragazzi, l'hot dog è fatto così. E poi c'è le loro bibite, la salsa, la maionese, la Coca-Cola. Ragazzi, guardate quanto sono carini. Cioè, specialmente l'hot dog è super bello. Che poi avevo postito l'hamburger, ma non quelli ad hot dog, quelli ad hot dog come avevo visto. Poi c'erano anche quelli a sushi. Poi c'erano anche altri tipi, c'era anche quello col sushi e quello con le patatine. Ma questi qua erano i miei preferiti. Infatti ho preso pizza hot dog che non avevo. Ma guardate quanto sono belli, ragazzi. Niente, che dirvi, sono una meraviglia assoluta, veramente.
mi piacciono davvero tantissimo. Sono uno dei più bei prodotti, più particolari, specialmente nell'ambito Post-it, che ho mai trovato su Amazon, che ho mai trovato proprio in questo sito. Poi mi faccio una cosa, ragazzi, io non acquisto su AliExpress perché lo so che ci sono molti Post-it carini, ma purtroppo AliExpress è un sito carino della Cina e poi ci mette veramente tanto tempo, anche mesi, ad arrivare da loro, quindi preferisco usare Amazon, che so che almeno in 2 giorni o in 1 giorno mi arrivano le cose. Infatti, mi sono arrivati proprio in 2 giorni queste cose perché li ho usati venerdì mentre ero a San Marino. Mi sono arrivati proprio oggi, stasera. Ragazzi, non saprei dirvi quanto sono felice di avere questi 2 prodotti che sono una meraviglia, ragazzi. Veramente, li adoro, ve li straconsiglio perché sono a basso costo. Sono tanti foglietti e poi ce ne sono di tantissimi tipi. Perché entrambi, allora, la pizza costava 6,99 euro, gli hot dog costavano 9 euro, però ragazzi, per quello che è. Che costano, ne valgono, ragazzi. In totale ho speso 15 euro e qualcosa, però ragazzi sono ben spesi. Vi posso garantire che sono ben spesi. Ve li mostro uno. Poi ragazzi, ovviamente la pizza mi fa piacere che non sia una pizza unica, però sia 4 gusti che vanno a formare intera pizza. E poi lo tocca. Niente, ragazzi, che dirvi? Sono stracontento di questi acquisti. Ve li consiglio, ve li proprio consiglio tantissimo. Se amate i post-it, se amate la particolarità, questi qua fanno proprio a caso vostro. Perché li hanno messi presto con i back to school perché prima non li avevo mai visti. E io li ho approfittato a acquistare subito perché secondo me finiranno in un baleno, ragazzi. Con i back to school finiranno in un baleno, quindi vi consiglio di acquistarli. Entro, ragazzi. Se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale, io credo, più che consigliare i prodotti non posso fare, comunque, potete se li prenderete, se li trovate già, se li avete già, tutto quanto nei commenti, e se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!